Possiamo iniziare un giro di domande e sentire il parere di ciascuno dei nostri ospiti, il loro parere su quello che è successo quest'estate e su questa volatilità che c'è ancora sui mercati. Secondo voi durerà quanto? Cominciamo da Antonello. È chiaro che la speranza di noi quattro, ma presumo anche di tutti i trader che ci seguono, è che questa volatilità continui ad oltranza, inevitabilmente. Questo favorisce l'operatività di quasi tutti gli strumenti finanziari, ma è chiaro che poi la troppa volatilità è inevitabilmente associata all'incertezza. Quindi l'incertezza che si provoca nei mercati finanziari tende poi nel lungo periodo a dare indicazioni fuorvianti anche magari a trader che sono sulla piazza da parecchio tempo. Quindi direi che in questo periodo è interessante continuare a sfruttare questa volatilità, magari entrando un po' più nel tecnico, riducendo le size sulle quali si è abituati a effettuare operazioni sui mercati, ma stare sul mercato. Questo è un periodo in cui ogni trader deve essere presente sul mercato tassativamente. Consigli per sfruttare quindi questa volatilità, Marco Bo? Consigli per sfruttare questa volatilità è cercare di anticipare quelle che magari potranno essere le prossime mosse a livello soprattutto di banche centrali. Non è facile perché la svalutazione cinese ha portato incertezza soprattutto riguardo la crescita americana e l'evoluzione del Federal Fund Rate con la decisione di rimanere ancorati allo 0%. Per cui bisogna monitorare da vicino, secondo me, la Cina con i prossimi dati di fine settembre e inizio ottobre per poi cercare una direzione nell'autunno a venire. Arduino, guardando invece i grafici, nel senso escludendo un po' quello che succede nel mondo, si può fare buon trading isolandosi? Sì, sono molto d'accordo sul fatto che è bene sfruttare questa volatilità e credo sia corretto sfruttarla in ottica anche di brevissimo termine, visto che i movimenti dei prezzi, essendo così volatili, sono movimenti importanti e quindi utilizzare tecniche di brevissimo periodo per poter appunto prendere profitto sui mercati, magari riducendo appunto le size o addirittura aumentandole, ovviamente con stop minori a seconda un po' delle strategie, però direi che sì, li sfruttiamo, io direi, più in ottica di brevissimo che in ottica di medio termine. Ok, quindi di brevissimo termine, ultima domanda per te Luca, di brevissimo termine cosa facciamo? Operiamo intraday o operiamo secondo te con operazioni di più ampio respiro? Secondo te in questi momenti cosa è meglio fare? Allora, io prima di tutto non sono molto d'accordo sul fatto che ci sia incertezza in questo momento, nel senso che da che mondo è mondo viviamo in un mondo di incertezza. Quindi non è cambiato nulla, tant'è che i mercati azionari alla fine del periodo estivo, quindi continuando poi verso settembre, sono scesi, cosa che fanno dal 1900 in avanti. Adesso tendenzialmente potrebbe esserci, molto probabilmente ci sarà sugli indici un rialzo, come ogni anno, quasi ogni anno da tantissimi anni, verso la fine dell'anno, il famoso rally di fine anno. Quindi quest'anno ha funzionato benissimo il detto sell in May and go away, quindi sinceramente con i mercati azionari proprio sui massimi storici da sempre, l'America sui massimi storici, un ribasso sinceramente era la cosa più ovvia che ci potesse essere, quindi tutta questa incertezza io non la vedo. Nel breve termine sicuramente ci sono delle ottime opportunità, sempre facendo un po' di attenzione e soprattutto in questa fase a nostro avviso bisogna avere un po' di pazienza. L'abbiamo visto per esempio sull'oro, noi avevamo impostato un ordine pendente di short a 1140, ci ha messo 3-4 settimane ad arrivarci lì il prezzo, ma quando ci è arrivato poi abbiamo fatto un bel trade che continua in questo momento. La stessa cosa short sull'euro dollaro a 1.1450, abbiamo proprio preso il punto di ingresso short e continuiamo a mantenere questa posizione. Ecco, quindi per risponderti, sicuramente posizioni da una settimana e mezzo sono quelle che in questo momento vediamo più di buon occhio.